Lei si chiama Elisa Coclite e ha 17 anni, in arte Casa di Lego. È una grande fan di Ed Sheeran, da cui ha preso ispirazione per il suo nome d'arte. Ama la sua terra e di Montorio al Vomano, coccolata dai suoi compaesani, non ha disdegnato ad X Factor battute in dialetto montoriese. Con solo 3 apparizioni, le sue interpretazioni hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni. Elisa è figlia d'arte, suo papà è Massimiliano Coclite, jazzista di livello internazionale. Ha suonato con artisti del calibro di Maurizio Gianmarco, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Fabio Concato e Luis Bacalov. Sua madre, Alessia Martegiani, cantante jazz e docente al conservatorio. Con Massimiliano Coclite e il batterista Bruno Marcozzi ha fondato i Tremazul, un progetto musicale originale che unisce il Brasile all'Italia. Elisa è cresciuta respirando note fin dalla più tenera età. Lei la musica ce l'ha nel sangue. A 8 anni ha iniziato gli studi con il violoncello e il pianoforte, per poi passare a 9 anni alla chitarra e nel frattempo cantava in un coro di voci bianche. Suo nonno Tony Coclite, anche lui negli anni 70, ha calcato palcoscenici nazionali, come voce dei Romance partecipando al Festival di Sanremo con un pezzo estivo Tormentone, Voglia di mare, ed altri brani che hanno raggiunto le hit del momento. Per Casa di Lego il ritmo delle note non poteva che scorrere forte, tutti i tratti distintivi di un percorso che si è dimostrato agli occhi di tutti degno di particolare attenzione. Le sue interpretazioni hanno incantato milioni di persone. Il papà Massimiliano ha dichiarato: Elisa ha una grande capacità di arrivare al cuore. E questo lo dico più da musicista che da genitore. Casa di Lego, la Last Call di X Factor 2020 ha portato un pezzo intimo e intenso ed ha conquistato il Raton. Ora i live l'attendono. Intervistata da Repubblica, la cantante ha dichiarato: conosco il mondo di Woodstock, Joni Mitchell, David Crosby, ma cantare le loro canzoni non è un fatto di nostalgia. Non sono di certo una di quelle che vorrebbe vivere negli anni 60, anzi mi sento completamente contemporanea, ma trovo che sia bellissimo poter condividere quel tipo di bellezza. Dirvi di essere molto felice di essere qui, perché questo posto è meraviglioso e non so, sto facendo la musica che mi piace in un posto bellissimo, prima di musicisti meravigliosi, quindi grazie. Forza Casa di Lego, l'Abruzzo è con te.